Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi vi narrerò i 15 fatti su di me. Oh, don, don, don. In realtà niente di speciale. Ho visto questo video fatto dalla Federica lì e a cui mando un bacio gigante. Mua. E mi sono scassata tantissimo, quindi vi invito ad andarlo a vedere perché fa morire da ridere. E quindi ho deciso di farlo anch'io perché in effetti è un video interessante. È un video in cui io vi dirò 15 cose su di me che voi non sapete. Ed è un modo carino secondo me per conoscerci un pochino meglio, o meglio per voi conoscere un pochino meglio me. Non hanno un ordine particolare, li ho scritti man mano che mi venivano in mente, quindi seguirò appunto la lista dei 15 fatti su di me, che però non ha un ordine di importanza, ecco. Il primo è che sono meteoropatica, empatica e lunatica. Quante atica. Io cambio veramente tantissimo in base al tempo, perché se c'è un sole splendente sono di una gioiosità, di una solarità allucinante. Quando piove invece tipo mi deprimo nella mia persona e nella mia interiorità, non lo so. Poi sono sì lunatica, cioè io in un momento sono felicissima ma mi ci vuole un niente per farmi tipo buttare per terra e cominciare a piangere. E terza cosa, entro in empatia tantissimo con le persone, quindi se vedo qualcuno che sta piangendo, tipo sono parecchio vicina a questa persona, mi viene da piangere anche a me. Se una persona è stra mega contenta mi trasmette la sua allegria e quest'ultima parte potrebbe anche essere carina come cosa. Secondo fatto su di me è che quando apparecchio la tavola ho la mania di mettere i tovaglioli quadrati piegati a triangolo. Non so come mai, mi dà fastidio vedere il tovagliolo quadrato buttato così sulla tavola, non so perché. Terzo fatto su di me, odio i finocchi bolliti, li mangio veramente a valangate, crudi in insalata o semplicemente sciacquati sotto l'acqua e mangiati così, li adoro. Adoro la tisana al finocchio, quasi tutte le sere me le faccio, ma i finocchi bolliti o al forno, sono una cosa veramente che reputo schifosa, orribile, proprio immangiabile. È orribile l'odore, è orribile vederli così lì tutti raggrinziti nella padella, nella cosa del forno, e hanno un gusto terribile, veramente terribile. Quarto fatto su di me, quando mi trucco il mascara è la prima cosa che metto. Perché, ora vi spiego, io mi lavo la faccia e poi mi metto subito il mascara. Poi aspetto che asciuga, mi tolgo tutte le imperfezioni che vengono sulla palpebra, poi mi metto la crema e continuo a truccarmi. Questa cosa la faccio perché ho le ciglia un po' sfigatelle io, no? Le ciglia corte. E quindi ci tengo veramente tanto ad avere le ciglia fatte bene. A me non piace avere l'effetto ciglia tutte appiccicate l'una con l'altra, mi dà proprio fastidio in una maniera allucinante. Quindi per avere le ciglia fatte bene io spingo tantissimo e ciao, proprio effetto panda, effetto persona anormale, mi si impregnano tutte le palpebre di mascara, quindi faccio un paciocco. Perciò, visto che faccio tutti i trucchi fighi e poi alla fine metto il mascara e macchio tutto, devo togliere tutto e rifare, ho optato questa strana cosa, quindi di mettere il mascara prima di ogni cosa, così poi tolgo le imperfezioni e mi trucco normalmente. Quinto fatto, io ho dei problemi con i barattoli. Quando io ad esempio faccio colazione, che mangio magari la marmellata sulle fette biscottate, oppure anche la nocciolata sulle fette biscottate, a me dà un sacco fastidio, questa cosa mi succede anche con i barattoli del miele, le persone che tipo piantano il cucchiaino dentro e fanno tutto un casino nei barattoli, mi dà fastidio. Io invece devo livellare tutto bene, la marmellata la prendo prima da una parte, poi dall'altra, poi al centro, in modo da far andare tutto giù bene e non con i solchi qua e là, mi dà un fastidio terribile. Sesto fatto, io taglio la carne o comunque le cose a tavola, le taglio tenendo il coltello da sinistra. Questo perché in realtà nessuno mi ha mai insegnato a tagliare le cose, ok? E per me, io ho imparato da sola e quindi per me era così comodo tenere la forchetta destra e tagliare con la sinistra senza dover cambiare ogni volta come una rimbambita, e
quindi io taglio le cose con la sinistra, quindi faccio molto più veloce a tagliare e a mangiare, perché tengo il coltello a sinistra, taglio, mangio senza dover fare un changement di posate per tutta la cena. Settimo fatto su di me, odio terribilmente i ritardatari. Io sono un pochino all'estremis dall'altra parte, nel senso che preferisco arrivare un'ora in anticipo piuttosto che 5 minuti in ritardo. Lo ammetto, sono un po' esagerata da questo punto di vista, però io odio i ritardatari, vi giuro, è una cosa che veramente non sopporto. E è brutto anche quando tipo sei lì magari che aspetti da 10 minuti e sei lì che chiami e dici: dove cavolo sei? Dove cavolo, perché mi hai abbandonata qua? Io sono qua da un'ora e mezza, ok che l'appuntamento era alle 10, non alle 9 e mezza, però porca vacca, arriva in orario, no? Ottavo fatto su di me, io ho 2 piercing, orecchini, chiamateli come volete, al naso. È una cosa che nessuno nota mai, perché magari mi parla, io sono da una parte, poi mi parla e sono dall'altra, e quindi non ci fa caso perché sono in ogni angolazione c'è l'orecchino al naso. E poi fa un sacco ridere quando tipo la gente mi dice: ma c'hai 2 orecchini al naso, perché? Perché sì. Quindi sì, un fatto strano su di me è che ho 2 orecchini al naso. La numero 9 è che ho 4 tatuaggi sparsi per il corpo. Ne ho 2 ai polsi che vedete molto spesso, uno sul fondo della schiena e l'altro invece sulla caviglia sinistra. La decima è che ho una fissa per le maglie, le t-shirt soprattutto piegate bene. Io odio le magliette piegate a cavolo e buttate nell'armadio, deve essere tutto piegato bene. In realtà ce l'ho anche per i jeans, un po' in generale ce l'ho questa cosa. Però specialmente per le t-shirt sono un pochino fissata, deve essere tutto piegato bene, e se quando ho finito di piegarlo lo giro e tipo il collo è spostato leggermente verso est, devo ripiegare da capo perché mi dà fastidio. La numero 11 è che, per chi non lo sapesse, sono la corista della canzone Mille volte ancora di Rage, cantante dei One Mic. E purtroppo le coriste sono un po' represse nella loro tristezza, nel senso che nessuno sa mai chi sono queste povere voci femminili che si sentono all'interno delle canzoni, a meno che non siete, che ne so, io, una cantante famosa. Quindi sì, per chi conoscesse la canzone Mille volte ancora di Rage, la parte femminile sono io, quindi la voce è la mia. Il 12° fatto è che tiro con l'arco. Ho cominciato quando ero piccina in Abruzzo, mentre ero in un campeggio d'estate e facevano queste attività per i bambini, anche per gli adulti. Ho seguito questa attività per i 15 giorni di vacanza e quando sono tornata a casa a Babbo Natale, poi d'inverno, ecco, a Babbo Natale ho chiesto l'arco, e quindi da quel giorno in poi ogni tanto mi piace andare a tirare con l'arco, ecco. La 13esima è che faccio danza da quando ho 3 anni, quindi ero veramente piccolissima e mia mamma mi ha raccontato che avevano lasciato dei volantini fuori dalla scuola materna e io ne ho preso uno e sono arrivata a casa e gli ho detto a mia mamma: voglio imparare a ballare, e quindi mi ha portato a lezione di danza per la prima volta. Ho dovuto fare 2 anni il primo corso perché ero tanto piccina e quindi ero veramente una nana, e da quel momento non ho mai smesso, quindi adesso è quasi 19 anni, ahimè, che faccio danza classica. Penultimo fatto su di me è che tipo in prima o seconda media, ora non mi ricordo, mi sono fatta tutta completamente bionda, ossigenata. Voi dovete sapere che io odiavo terribilmente i miei capelli, li odiavo profondamente perché mi sentivo diversa. Io, abitando in un paesino, ero l'unica con i capelli rossi e quindi li odiavo profondamente. E quindi un giorno sono andata dal parrucchiere e gli ho detto: fammi completamente bionda, toglimi questo colore. Quindi per un periodo io sono stata biondissima, e non vi dico che cosa orribile adesso riguardando le foto, perché sono bianca cadaverica con questi capelli ancora più chiari e tipo sembrava uno straccio morto buttato lì in mezzo alla strada. Ultimo fatto, ma che ormai secondo me sapete tramite Facebook, tramite Instagram, tramite video passati: amo terribilmente il sushi, ragazzi, voi non potete capire, oh mio Dio, non so come mai, ho tipo un'attrazione spontanea
spontanea rivolta a questo cibo, non me lo spiego, veramente. Potrei mangiarlo a colazione, spuntino, prima di pranzo, pranzo, merenda, cena e anche dopo cena. È una cosa veramente terribile, ho delle voglie costanti di sushi. Niente ragazzi, questi erano i 15 fatti su di me, spero di avervi fatto un pochino di compagnia. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete un fatto uguale al mio o se anche voi avete qualcosa di particolare che vi rappresenta al meglio. Io vi mando un bacio gigante e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gingers!